Siamo partiti. Ok, allora oggi abbiamo Mizzega contro gli Eali. Però non vedo online nessuno dei due, come è No, possibile gli questa Eali lo cosa? vedo online. E anche Ah Mizzega. sì, gli anni c'è, sì. Tanto è inutile farli mettere in pausa perché abbiamo visto ieri che non serve. Non serve a nulla. Cioè, No, devo partire sempre 3 minuti dopo. si fa sempre partire 3 minuti dopo, per cui aspettiamo un attimino. Che così vediamo un attimo. Tu, Kira, intanto cosa puoi dirci di Mizzega e di Leali? Io conosco Mizzega. Vai Ellino. dopo. Ah, io Mizzega lo conosco da quando era a livello 10-20. Non ho potuto farci un sacco di partite perché tipo io cioè, sono stato tipo insieme dal 10 al 20 più o meno, però non l'ho mai tipo seguito quando stava al 30. E sinceramente quando ho visto che usava Loki non lo usava abbastanza male. E credo sia il suo main, perché tipo sia l'unico al 10. E con un bel po' di win, devo dire. E tipo, non lo so, è migliorato tantissimo l'ultima volta che ha giocato con me. Quindi credo che stia migliorando comunque molto, non avendo neanche giocato nessun MOBA. Per Lia invece, da quello che vedo, il suo main è Bakasura, che è a 10. E poi più o meno mi sembra che usi un po' di tutto, nel senso dal tank a Hercules che è a livello 1, però teoricamente potrebbe usare Hercules in questa partita perché comunque tiene bene l'1-1. E fa anche assai danni. E secondo voi Yagami userà Hercules? Perché Yagami sì, potrebbe usare Hercules, ho visto che penso. anche Poseidone ha 10. Sì, ma non lo usa nelle 1-1. Allora, vediamo un attimo se parte lo spectate. No, a Eh me no, non ancora, ma siamo diciamo ancora a un che. minuto e 30. Siamo ancora a un minuto e 30 perché dobbiamo aspettare ancora un pochettino. In teoria stasera dovrebbero esserci il secondo girone, no? Chi Sì, manca? appena. Yagami e io. Stasera c'è lui con Yagami e poi c'è il secondo girone. Beh, in teoria però, se mancano loro due, che manca Yagami o Ellino, si potrebbe cominciare col secondo girone intanto. Beh, sì, diciamo che Sì, però iniziamo quella parte a dove non c'è La il. parte dove non ci siete voi due si ferma. Giusto per far andare avanti comunque gli altri. E non fa. Diciamo che sì, ci sono. E non fermarci noi, tra virgolette. Sì, anche perché appunto i giorni sono pochi e. Vabbè che c'era Carlotta che diceva oggi. Che Blade mi poca. vuol dire? Lo sta poccando. Comunque, in teoria a breve dovremmo riuscire a entrare. Ciao Blade. In teoria adesso sono passati 3 minuti. No. Che va a finire che la guarderò da te e commenterò un po' random perché. Eccola, Ah, vai, no, praticando. è Partita, 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 partita. partita. Ok. Bisogna aspettare 3 minuti e qualcosa. 3 minuti e 20 per adesso. Allora, intanto abbiamo per Mizzega che ha preso Loki. Sì, il suo main, come dicevo. E gli Ali ha preso Isis. Bella partita. Mizzega è al suo blu. E gli Ali sta andando a farsi. Che secondo stai, certo. 5 secondi adesso. Gli Ali sta invadendo. Aspetta un attimo perché mi è andato in stasis mode.
Sono fermo 8 secondi. Ok, ripartito. Gli ali sta invadendo. Mitzega. Vediamo se lo prende. Probabilmente gli ha stilato il blu. Ah, mi sa che sbaglio. È riuscito a stilargli tranquillamente il blu. Gli ha fatto anche un bel po' di danno. Ora si ritrovano tutti e due mid. Sinceramente non trovo saggio startare di con gli oggetti di Loki, ma non so, forse aveva qualcosa in mente. Stasis mod ancora. Eccolo che riparte. Gorgo dice che Mitzega apre lì. Basta. Ma non è detto. Diciamo che... Mitzega però Vabbè. gioca così passivo. È fin troppo, secondo me. Non so quanto Loki riesca... Cioè, vabbè, poi tu sei tu l'esperto di Loki, però... Non so quanto riesca a tenere la lane... A pulire i minion più che A altro, pulire la soprattutto minion all'inizio. bisogna. Nella 1v1 preferisco ammazzarmi la 1. Apposta per pulire la wave. Stasis mod, un attimino. Ok, eccoci qua. Lai. Lo aspetta sotto torre proprio. Credo che si sia fermato un attimo a scrivere. Ah, probabilmente forse prima quando c'era Blade che lo poccava. Gli Andiamo. ali va a rompergli le scatole al camp proprio. No, non è lì. No, Status mod. non è al rosso. Gli ali mi sa che si farà il blu, esatto. Allora, gli ali sta beccando, nel frattempo Mitzega pusha. E recalla anche lui però. Gli ali torna giusto in tempo. Minchia, comincia a far male, eh? Quello 1. Anche perché l'ha portata al 3. Loki apre di Russian Dance. E gli ali stanno a dire lifesteal. Partita troppo tranquilla secondo me da parte di Mitzega. Cioè con Loki lo vedo tanto safe. Vabbè, magari sa Allora, che è il suo main, si è quindi deve... imboscato. Gli ali attiva la Ulti, ulti. troppo presto, secondo Stasis mode, aspetta. Perché me. Non riesco a se... capire tutte queste stasi. Probabilmente è un problema di sincronizzazione. Un po' troppo veloci e ci rallenta. Io sono ancora in stasi, eh. Anch'io. Anch'io. Ok, ripartita. Mitzega ha usato la Adesso... ulti? No, è lei che ha usato la ulti. Inzeca Secondo me si vorrebbe... aspettava un gank da parte di Loki e È ha fatto perché la l'aveva vista ulti. sparire e ha ultato per proteggersi probabilmente. Credo che comunque abbia troppa paura. Mitzega è sparito ancora ed è riuscito a silenziare... Le ali è riuscito a silenziare Mitzega. Proprio quando è sparito. No, aggiornate ragazzi che il titolo è cambiato.
Ah no, mi dà errore nell'aggiornamento della trasmissione, lo farò dopo, ragazzi. Purtroppo mi dà errore nell'aggiornamento, adesso riproviamo. No, giuro che non sono, cioè, sono Kira, ma non sto giocando. Allora, ritorniamo alla dashboard, che palle. Allora. Però questa status mod non ce la faccio più. Devono essere problemi di server allora. Ok. Adesso ho cambiato la cosa. Comunque siamo ancora in stasi. Loki, tu avresti iniziato di Transcendence? O avresti cambiato item? Ma contro Isis non saprei. Visto che le poche volte che ce l'ho trovata contro. Tutto quanto dipenderebbe dai buff che avrei. Se avrei un mana buff, starterei subito dell'oggetto della giungla che stacca. Mentre se avessi un damage o uno speed, starterei subito di Transcendence. Dato che il mana di Loki è conosciuto per essere poco. Vabbè, sì, con le poche volte che ho provato Loki, effettivamente è vero, bastano. Fai la 1, la 2, la 3 assieme e hai finito il mana. Comunque gli ali ha una velocità con cui pulisce le wave che è assurda, eh. Ma Isis è abbastanza bravo per quello. Cioè, Loki è passivo, ma non Ti va a fino a fare questo la punto, velocità. credo. Sai sì. Diciamo che i trade dall'inizio è anche abbastanza buono con i poke Loki. Vediamo se si beccano al blu. No, gli ali va intorno in mid. Loki nel frattempo si fa il blu con calma. Loki prende Beats per la 2. Prende dei danni assurdi. Ciao. La ultima. Ultimo. E Mistagal tiene la kill. Loki non è passivo, birbone. User joined your Ciao. channel. Qualcuno? Stiamo registrando Stiamo l'incontro. registrando. Cosa stai facendo? Stiamo Stiamo registrando. registrando la Ok. partita. Di chi? Ancora, ma tre vai! No, Hai no, no. capito? Ma di chi? La partita di chi? Ah, porca Madonna. Mitsuga e gli ali. Ok. Danni della ulti di Loki sono stati davvero impressionanti. Vabbè, a me tocca mutarlo, perché non ha capito che deve uscire. Sì, con la ulti veramente l'ha stroncato in 4-4-8, eh. Proprio due colpi e via. Hey, wake up. Diciamo che aveva una Transcendence comunque con 44 stack che gli conferisce davvero troppo attacco fisico, secondo me. La differenza adesso dell'esperienza e gold, l'esperienza è di oltre 700, mentre di gold è quasi 700. Anzi, molto di più adesso. Eccolo, User left your si channel. nasconde di nuovo. Ulti di Leali. Ma canna anche lo stun. No. La Yali non ha usato la ulti per farla esplodere. È cattivo, saluta! Stavo guardando nella visione di Loki e ho visto che a un certo punto gli ha fatto ciao ciao Sì, con la manina. ha salutato.
Stiamo ancora registrando, ragazzi. User left your channel. What are you? Chicken? Si stanno salutando. Tra ulti e mi sa che salutiamo gli ali di nuovo. Mithra ha capito praticamente come gli ali si difende. Quando lui gli mette la... User left your channel. Quando Mithra gli mette la bambolina, gli ali li mette davanti le silence. Perché pensa che lui si nasconda. Non so se avete fatto caso. Sì, ho visto. E invece Mithra si è nascosto dopo che gli ali ha lanciato la... il silence e lei l'ha fregato. Beh, adesso visto che sta andando così tanto danno, gli era Mizze che ha una Jotunas. Infatti l'ha presa. Che volevo beccare. Preso? Infatti l'ha presa come item. No, neanche okay. L'avevo vista. Perché sono un po' più indietro. Sta facendo anche Titan Bane. Sta facendo, cioè, già è molto avanti di build. Beh, Dio, considera che c'ha 1300 gold circa a di... 1500... no, 1300 gold di differenza. Sì, 1400 adesso. Si è nascosto, gli ali ha usato il pugno su se stesso, ma... è riuscito a stunnarlo però, eh. Però Loki se la svigna. Bambolina, gli ali usa di nuovo la ulti. Sì, sì, ulti e l'ha shottato, l'ha sciolto. L'ha sciolto, no, non c'è... mi sa, ragazzi, qua non c'è partita, eh. Cioè, se fatto... Poi io comunque mi sa che se non c'è Yagami, a sto punto dobbiamo dare la vinta a tavolino a Loki. Se non si presenta entro stasera alle 9... finisce che gli dobbiamo dare a tavolino vinta meno in girone a Loki. Allora Mistega ha altri 30 secondi per la ulti, però è riuscito a stunnarlo, però scappa via, che si nasconde, comunque resta comunque lì. User joined your channel. Intanto Mithra gli batte le manine agli ali. Sì, ho visto. Che sto seguendo dal visuale dall'alto di Loki. Loki ha di nuovo la ulti attiva. Sì, bambolina. È molto sicuro di sé. Altra ulti. Secondo me sta anche cercando un pochino di... User left your channel. Di mettergli pressione. No, no, guarda, penso che la partita ormai sia bella che è finita. No, beh, sì, ormai è finita, però... E ragazzi, è finita anche questa, direi. Sì, Jimmy, zega. Faccio venire su prima lì e poi mi prima lei. Prima lei, sì, sì. Your channel. Luxer, cane pazzo, dovete uscire perché sennò non ci stiamo... Oh no, non ci sono. Ci siamo solo noi e Lino, sì, bom, perfetto. User joined your channel. Ciao. Ciao lì. Ciao. Ciao. Troppi danni, ciao. Troppi danni. Sì, purtroppo lo devo ammettere, ma Alessio con Loki mi dava un po' fastidio, ma soprattutto verso le ulti. Domanda, ma te lo aspettavi che prendeva Loki? Eh sì, perché tanto era il suo main, per forza lo doveva prendere. Perché non hai preso Bakasura? Ma perché lui pure sapeva che io utilizzassi Bakasura, ma quindi non c'avevo voglia di utilizzarlo. Dato che Isis era la prima volta che lui e gli altri mi vedono con Isis, quindi boh, credo ho usato usare lei che Bakasura. Non bisogna usare quello che sta bene nella partita, ma bisogna usare quello che c'ho, cui piace e quello in cui sei bravo. Sì, lo so. Purtroppo lo so. Te la sei presa sul groppone in tutti i sensi proprio. 4 volte. Già.
vabbè, dai. Forse troppo frettoloso, ma comunque è stato bravo. Peccato che sia uscito comunque. Adesso facciamo entrare Mizega. Ok, lo vado a chiamare. Ok, Ok, sentirai. Ciao. ciao ciao. Bravo, ciao. Vediamo se Mizega mai riuscirà a salire senza darlo a chiamare. Ma mi sa di no. No. Quella chiamava. User joined your channel. Eccolo qua. Ciao. Ben fatta. Oh, Ciao. Mizega, il Mizega. nostro vincitore. Eh sì, Allora, modestamente. Allora. domanda. No, vabbè, boh, ero un po' spaventato, però alla fine. Abbiamo visto all'inizio che eri molto passivo con Loki, molto. Sì, tipo. C'avevo caga che. Se, magari dicevo che ne so, magari butta fuori un superpotere che mi batte, allora niente, no, avevo paura. Beh, è Però vabbè, poi normale, è mi sono normale. preso, ho cominciato a zacchettare un pochino con le lame. Diciamo che ti sei un po' cagato sotto quando ti ha fatto l'invade. Che forse non te Eh sì. l'aspettavi. Sono andato un pochino avanti all'inizio per vedere se faceva l'invade, solo che poi ho detto vabbè, non la farà, sono tornato indietro, invece me l'ha messa in quel posto e mi ha anche rubato il T'ha mana. fregato il blu, sì. Dopo Comunque, complimenti. però. Grazie. Stato bravo, spero che Bravo. ci incontriamo poi. Futuro. Va bene. Magari io e Best Loki facciamo una Loki contro Loki. Anche se lui mi ara Boh, non so. pesantemente, però. Vediamo cosa Vediamo dice il cosa verrà destino fuori, qui ragazzi. in roll. Ah, beh. Il destino sarà quello che sarà. Esatto. Va buono, dai. Adesso mancano ancora Yagami con Loki e poi possiamo fare Se abbiamo volete, fatto però, possiamo break anche per questa fare sera. subito il secondo girone. Se c'è qualcuno del secondo girone, secondo me converrebbe cominciare il secondo girone a sto punto. E teniamo Io nessuno per il quelli. secondo girone stasera. Mizega, Dimmi. complimenti. Grazie. Ci sei stasera o ci sei Ci sei anche stasera? adesso? No, ci sono anche adesso, ci sono per tutta la serata. Mi sto Kira? facendo. Così ci piaci. Mi Grande. manca da segnare. Diciamo che inizio. Allora, Grauquozilla dice che ci sono. Inizio a Ok. preparare il break. Mizega, spero che il futuro sia anche molto più fortunato Ah, ma li rispetto alla fai partita. random? Sì, faccio Ok, random. spero anch'io, Ah, ok, non li grazie. fai tipo Ok, ci sentiamo allora. sconfitta dell'uno, Ciao. Ok, sconfitta io de torno vittoria subito. dell'uno, vittoria Ciao. No, dell'altra, no, no, passa no, il no, turno. no. Ok. Dov'è che è il mio canale? Dov'è che è il mio canale? Qua. Oh. Ciao ciao. User left your channel. Allora, vediamo cosa viene fuori. Aspettiamo un attimino che nel frattempo Kira sistema. Nel frattempo Loki sta uccidendo i bimbi in casa sua. Grau, bisogna vedere con Tanti cosa bimbi. vieni fuori. Con chi vieni fuori, perché da quello che ho capito si farà random anche lì. Per Sì. cui. Ah, ma non andiamo sul tabellone? Un attimo, lo sto preparando. Il computer e internet mi assistono. Esatto. Perché oggi non ho più la fibra, quindi. Che vuoi, canide? Ah, io ho una Kira sulla spalla nel frattempo. Ciao, Mag. E non è uno delle due capoclan. No, no, anche perché sarebbe un problema. Allora, Vediamo cosa viene fuori. Che un attimo che. se lo pubblica magari anche sul coso di Facebook. Te lo passo qua? Sì, ma metto direttamente su Facebook e lo leggo da Facebook direttamente. Allora, vediamo. Allora, Valemon con corne. Killer e Deludex, scusate. Mizega e Yagami o Loki. Kira
Kira contro Glaucozilla. Per cui Glaucozilla e Kira. Quindi non ne possiamo fare nessuno perché. Non possiamo farne nessuno perché non c'è nessuno, okay, ragazzi. Se volete posso provare a rerollare e vedere che cosa dice di nuovo la fortuna. Prova a rerollare e vediamo cosa viene fuori. Perché veramente. Ci abbiamo un culo di prima categoria. Sì, la fortuna, eh. La fortuna. Vabbè, questo sarà, questa qui forse è più fortunata con... Vediamo che esce. Però anche lì Kira non c'è. Allora, Glaucozilla con Kira... Glau, tu oggi non giochi, punto. Mettitela via. Valemon è killer, per cui si registrerà questa notte a mezzanotte, perché killer prima di mezzanotte non arriva. Corner non lo vedo. Corner non c'è, Mitsuga sappiamo che c'è, ma purtroppo ragazzi... Ragazzi io non so cosa fare, a questo punto teniamo buona la prima, che forse sono... i match sono più... Sì, teniamo buona la prima, per cui ripetiamo, la prima era... Allora, Valemon con Corner. Killer e Deludex, Mitsuga con Oyagami e Loki una volta che disputeranno la partita, e Kira con Kira CF con Glaucozilla. Per cui ragazzi direi che purtroppo per oggi, almeno per questo pomeriggio, tardo pomeriggio, è tutto. Vabbè, possiamo anche fare qualche partita adesso. Non c'è nessuno? Io te, no, dico adesso... Così in generale. Ah beh sì, con il torneo direi che lo stoppiamo qua. E stop, faccio ripartire la live, che magari facciamo qualche partitina per i cavoli nostri, insomma. Sì, 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 volentieri. Allora, quando il